sono mugnaio, perché la mia famiglia, a cominciare dal mio nonno di cui io porto il nome, aveva un molino e pastificio a Bagheria e ho ripreso l'idea di dover fare dei molini. Ho cominciato con convincere un vecchio mugnaio della zona di Aidone, va bene, a vendermi questo qua. E questo ha quasi 200 anni. C'è stato un signore, un amico mio di Bagheria, che aveva delle macine per molino buttate in campagna e me le ha regalate. E le ho restaurate e ho ricostruito tutto questo molino, così come lo vedete, interpellando un falegname, un ferraio, un torniere, un elettricista, eccetera. Ora, perché molini a pietra vanno di moda? Perché il grano molito con questi materiali naturali garantiscono al consumatore un qualcosa di più genuino. Contengono soprattutto il germe e quella piccolissima parte del chicco di grano che permette al grano di germinare una volta che viene utilizzato in agricoltura. E questo germe che noi lasciamo assieme alla farina è una sostanza meravigliosa che contiene delle sostanze oleose e degli zuccheri che danno profumo e dolcezza alla farina stessa. Oltretutto, con i mulini a pietra non si ottengono farine finissime, molto raffinate come nei mulini industriali. Si ottengono farine che normalmente contengono una parte della pelle del chicco del grano e la crusca, la fibra. Io lavoro con due mulini che macinano grano e uno che macina cesce. Il signor Firrantello, Vincenzo, è un cliente di questo mulino da più di 2 anni e lui viene con le varietà di grano che produce nella sua azienda agricola. La mia azienda è ubicata nel territorio di Caccamo, in una valle chiamata Valle del Torto. E in questi terreni io produco dei grani antichi, rispetto a quelli moderni non sono geneticamente modificati, quindi si adattano bene al territorio, si riesce ad ottenere un prodotto non utilizzando dei diserbanti. Le rese sono molto basse perché praticamente questi grani antichi producono di meno. Riesco a ottenere un prodotto di qualità migliore che si adatta bene al territorio, quindi se c'è un'annata di siccità questi grani soffrono di meno rispetto ai grani moderni. Il prodotto finale è più digeribile, infatti non va a irritare i villi intestinali che poi provocano tante sensibilità al consumatore finale.